Molisani Giuseppe Testa e Gino Abateicola sono i vincitori del Rally del Lazio Cassino 2023, evento organizzato da M33 e valido come finale nazionale di Coppa Italia, che si è disputato nel weekend appena trascorso tra Cassino, il Frusinate e il Casertano. Testa, al volante di una Skoda Fabia R5 con i colori Raw Racing, ha dimostrato grande carattere vincendo anche la sfida contro se stesso dopo il ritiro dello scorso anno ed, affiancato da Gino Abateicola di Pico, ha messo la sua firma su 4 delle 8 speciali in programma, assicurandosi un successo che conclude una stagione molto positiva. Alle sue spalle Joe Di Palma con Cobra su altra Skoda Fabia Rally 2 per i colori di ABS Sport, autore di una gara spettacolare che gli ha visti mancare la vittoria per soli 2,3 secondi. Di Palma, ex campione italiano di motocross ed amico di Testa, col quale ha condiviso in parte il percorso di crescita sportiva, ha segnato il miglior tempo in 2 prove e sull'ultimo tratto crono ci ha provato, rosicchiando l'avversario 1,7 secondi dei 4 che accusava prima degli ultimi chilometri. Una bella prestazione che però non è bastata. Sì, dai, siamo contenti, ci abbiamo creduto tutta la gara, l'abbiamo preparata bene. Non è stato facile perché abbiamo optato per un assetto dove sulle prime due eravamo molto veloci, però sul terreno ho fatto fatica già stamattina, abbiamo migliorato qualcosina, però sapevamo che fino all'ultimo giorno sarebbe stato nostro duro e così è stato infatti. Però quando si lavora bene con il mio team Turbocar, con l'ingegnere Walter Simonelli che ringrazio infinitamente, con Pirelli che voglio ringraziare, Walter Nicola per tutto il supporto, soprattutto oggi ma anche per tutto il campionato, il CIRA è stato molto importante per noi, soprattutto dopo tanto tempo che non correvamo con le Pirelli abbiamo avuto un prodotto eccezionale. No, in realtà guarda, sono contento perché dopo l'uscita di strada di Como non era facile, non era scontato, siamo riusciti comunque a riprendere il nostro ritmo che era l'obiettivo, ho dormito un po' nel primo giro, poi nel secondo giro sono venuto fuori, peccato, rimane un po' il rammarico di essere partiti un po' più forte, però come ho detto già prima sono contento che abbia vinto Testa perché siamo davvero amici, quindi se lo merita, è andato fortissimo, quindi ci sta, abbiamo tenuto un ritmo altissimo, anche gli altri, con quei altri nomi che sono importanti sono tutti dietro, quindi siamo contenti. Terzo gradino del podio a 9,8 secondi per i vincitori della scorsa edizione, Signor e Bernardi, su un'altra Skoda Fabia Rally 2 Evo, col trevigiano di Sama Racing partito con grande slancio e leader dopo le prime due speciali corse nella notte di venerdì. Ma sabato mattina ha fatto un'errata scelta di gomme che l'ha penalizzato. La mescola dura non ha premiato, anzi, gli è costata secondi importanti che non gli hanno permesso di battagliare per il successo. Ma
no, in verità stamattina vabbè, abbiamo azzardato noi una scelta di gomme forse troppo dura rispetto anche agli altri, le condizioni, però ci sta su una gara. L'ultimo giro, che comunque non ho rallentato, diciamo, il mio ritmo, secondo me c'è qualcosa che da verificare nella macchina, perché secondo me ho avuto un calo troppo grosso, i distacchi sono troppo elevati nell'ultimo giro e quindi è da verificare, perché noi il ritmo l'abbiamo sempre tenuto, insomma, abbastanza alto, da verificare, insomma, cosa non ha funzionato. Comunque per il resto una terza posizione, l'anno scorso sicuramente, insomma, è andata meglio, però va bene lo stesso. Quarta posizione per Bravi e Bertoldi, i primi su Hyundai i20N Rally 2, autori di una rimonta molto efficace. Al termine del primo giro, sulle tre speciali del sabato, cinque piloti erano in 4 secondi e nella lotta per il quarto posto, ma il friulano ha saputo sfruttare la sua conoscenza del percorso, poiché ha chiuso al secondo posto nel 2022 e l'ottimo feeling con la vettura coreana. Quinta posizione il sorridente Bottoni con Tiraboschi su un'altra Skoda, quei due veronesi costanti dopo un inizio in sordina e di rimonta verso il quarto posto, sfuggito per soli 4 secondi. Tutti questi brevi distacchi sottolineano l'alto livello che la gara ha offerto nel 2023, con molti piloti in grado di ambire al podio in una sfida non condizionata dal meteo e che solo i decimi e i centesimi di secondo hanno saputo definire. L'Austano Center con Boglietti e pilota con più titoli di coppa in carriera alla fine è sesto per un assetto non ottimale, ma soprattutto nel primo giro sulle speciali. Per contro è autore di un'ottima prestazione Guerra, sorprendente settimo grazie al suo ritmo ok su queste strade non facili, subito efficace e col miglior crono nella prova d'apertura. Poi sabato mattina il testacoda che gli fa perdere posizioni quando era vicino al podio e gli fa da freno anche alle ambizioni. Ottavo posto e buon debutto nel Frusinate per Tosi, reggiano in coppia con Del Barba, che riesce a centrare i top 10 lamentando solo la differenza d'età rispetto a chi lo precede, poiché dietro a Guerra per soli 2,3 secondi. Deluso all'arrivo invece Vicentino Sossella con Falzone su un'altra Hyundai e tra i più pronosticati alla vigilia, ma il bassanese non è mai riuscito ad entrare in sintonia coi ritmi di questa gara non facile, preferendo terminare senza danni la gara laziale. Chiude le prime 10 posizioni un altro molisano, Di Iuorio con Maini, autori di una gara senza acuti. Con oltre 30 vetture Rally 2 al via, può sembrare eccezionale il 16° posto assoluto del modenese Grani, che è il più veloce delle auto Rally 4 e precede il parmense Vescovi, ambedue su 208 turbo. Chi perde però la leadership durata quasi tutta la gara è il giovanissimo Stracqualursi, 19enne pilota locale di Roccasecca, che getta alle ortiche quanto ha costruito fino a quel momento. Aveva un vantaggio di 17 secondi su Grani e 33 su Vescovi, che si è volatilizzato in un attimo, anche se alla fine gli resta la coppa di miglior under 25 assoluta e tra le auto ha due ruote motrici, che vale 10.000 euro, oltre alla partecipazione al CR Junior 2024. Parlando delle vittorie di classe, ecco quelle nelle classi costituite, iniziando dai toscani Ciardi Natalini su Toyota GR Yaris in R1T 4x4 e proseguendo con Cagni Patù su Volkswagen Polo in M5. Ma anche Angiletta Berni su Clio della classe Rally 5, dove però il giovane Solitro con Porzio chiude al terzo posto, penalizzato dal prendere in speciale chi gli partiva davanti e senza ricevere i due minuti quando li ha richiesti. Molto combattuta la classe R3 con una marea di Clio, dove sono svettati Fanucchi Bernardi per 5,4 secondi dopo un duello serrato con Quaderno Zanolo. Gioia e tanta felicità per la giovanissima modenese Mayra Zanotti, 19enne, che vince con Bernardi la Coppa RS 2000 e quella di un gommista Under 25.
Altra vincente femminile a Cassino è la pratese Susanna Mazzetti, che doveva solo arrivare per far suo il titolo dame della CRZ 2023. Parlando di finalisti, successo per Vellani Romei nella Over 55, le siciliane Mirabile e Calderone tra le RGT con la bellissima Renault Alpine A110 e di Robone Fugazza su Fiat 600 Sporting nella classe A0, dove Giannini e Papini per due terzi di gara hanno dominato, arrivando ad avere quasi 50 secondi di vantaggio. Poi però la foratura sulla ripetizione della Rocca Devandro che li penalizza di oltre 3 minuti e li condanna al terzo posto finale, con molto rammarico. Nella battaglia fra squadre regionali, che ha contrapposto i migliori 5 equipaggi nominati da ciascuna delegazione regionale AC Sport, stilando la graduatoria in base ai migliori 3 risultati per squadra, si è imposta come nel 2022 la Lombardia. Al secondo posto la squadra del Friuli Venezia Giulia e al terzo quella della Sicilia. Citando altri vincitori, e sono gli ultimi, sono il Veneto De Antoni con Rosa Renault Clio in RC5N, ma anche Gianfilippo e Racuia, i soli all'arrivo nella Super 1006. E arriviamo così alla Cenerentola, alla classe R1, dove Denaro Cerasi hanno la meglio su Stoppioni Bartarelli, che però festeggiano come se avessero vinto, perché i due toscani hanno al primo posto la sportività come valore. Utilizzando le immagini della recente cronoscalata della Castellana, ultima gara del TVM 2023 e quindi finale dello stesso trofeo svoltasi ad Orvieto, diamo spazio alle decisioni della giunta sportiva dell'ACI, che nell'ultima riunione il 25 ottobre ha deciso ed assegnato le validità 2024 alle gare della velocità montagna. Innanzitutto una novità, nasce il campionato italiano Super Salita, una serie che vuole essere un'eccellenza e si articolerà su 7 appuntamenti e queste gare avranno particolari requisiti, chiesti da AC Sport alle organizzazioni, alle quali sarà offerta una promozione dedicata, così come per i futuri concorrenti è prevista l'iscrizione al campionato. Tutte le gare di questa nuova serie avranno una copertura mediatica adeguata, a partire dalla diretta streaming e live su AC Sport TV, oltre a specifici servizi garantiti sulle maggiori testate nazionali. Oh.
Le gare inserite nel calendario del CIS, il campionato italiano Super Salita 2024, sono il 53esimo trofeo Valcamonica a Brescia, la 65esima Coppa Selva di Fasano a Brindisi, la 59esima Rieti Terminillo e 57esima Coppa Bruno Carotti, la 73esima Trento Bondone a Trento, la 63esima Coppa Paolino Teodori ad Ascoli Piceno, il 59esimo Trofeo Luigi Fagioli a Gubbio in Umbria e la 66esima Monte Erice a Trapani. Tutte gare la cui anzianità è radicata, oltre che foriera di esperienza e capacità. Le altre 24 gare in calendario avranno tutte la validità per il CVM, Campionato Italiano Velocità Montagna, suddiviso in zona nord e zona sud, con alcuni appuntamenti a doppia validità. La 51esima cronoscalata della Castellana di Orvieto sarà la finale nazionale per il CVM. Sparisce con queste decisioni il TVM, Trofeo Italiano Velocità Montagna, la cui ultima edizione ve la proponiamo attraverso le immagini dei top 5 dell'edizione 2023.